like you, you like me. Change your life with me as you want. As I love you, you love me. And your life with me as you want. You're my time, you're my smile. When I see, I feel like a little girl. You're my eyes, you're my lips. When I touch you, when you make my feel you. Sì, smettila, Gianni, non fare così, che mi esce. È quello che voglio. Ma proprio davanti a scuola. E che ti frega? Come che mi frega? La nostra scuola sembra Radio Serva. Guarda lì. Ma è Donatella. Sì, è proprio lei. Ma come ti sbagli? E quello che se la sta pomiciando è Gianni Capozzi. Uno della terza C. Gli mancava solo lui. Se l'ha fatti pochi. Allora, prima gli esami di notorietà. Poi vedremo. Pao, fa la tua sorella. Mia sorella non mi piace. You're my time, you're my smile. When I see you, I feel like a little girl. You're my eyes, you're my lips. When I touch you, when you make my girl, you are. I like you, you like me, and you're angry with the oldest one. As I love you, you love me, and you love me as the oldest one. Commissario? Sì. Avanti, venga avanti. Mi dica. Sono il professor Giovanni Boldrini. Insegno italiano qui all'Euro. Dica pure. Ho ucciso un uomo. Ehi ragazzi, ma non è possibile, avete letto? Il professor Boldrini ha ammazzato uno. Ma dai, non dire cavolate. Ma sì, sta scritto sul giornale. Oh, qui, fammi vedere. Oh, oggi è festa, c'è stato un omicidio. Passavo la voce. È assurdo, ma chi l'avrebbe mai detto? Il professor Boldrini. Permetta, professore. Giovanni Boldrini, professore d'italiano in un liceo a Leo, confessa di aver ucciso il fotoreporter Sergio Marchi. È un assassino. Buongiorno, è un assassino. Che è successo? Il professor Boldrini. Ha letto, signor? Ho letto. È su tutti i giornali. Sì, sì, ho letto. Vi prego, ragazzi, in classe. Adesso basta, cominciamo regolarmente la lezione. Su. Ciao Cesare. Sempre in ritardo sta signorina. Ste raccomandate. Oh. Oggi ci occupiamo del triedro. Mi scusi, professoressa. Bene alzata, signorina Gentili. Mi hai sognato? Io te sogno sempre. Mauri, non faccia il bambino. In un triedro ogni faccia è minore della somma delle altre due e maggiore della loro differenza. Perché? Vi prego di seguire attentamente perché non ho intenzione di ritornare sul punto. Dunque, Cinzia, osserviamo che nel triedro... Signorina Gentili, considerato che le tre facce sono uguali,
è senz'altro manifesto che il teorema sussiste. Se poi le tre facce non sono uguali, è pur chiaro che una faccia, la quale non sia maggiore di nessuna delle altre due, è necessariamente minore della somma di queste. A, B, C. Zitti! Lor signori! Alzatevi che ci sono i signori! Mauri! Zitti! Non faccia il buffone, si sieda! Vabbè, mi siedo. E come dovrei chiamarvi? Avete ottenuto la maggiore età. Votate, avete i decreti delegati, scioperate, ma restate sempre degli asini. Ah? Ma perché non si fa un uomo questa? Chi se la via, sta strega? La prima parte tieni, del tieni, teorema. Passalo a Cinzia. Cinzia, prendi. Consideriamo un triedro A, B, C, in cui, per esempio, la faccia A, C, sia maggiore... Giovanni Boldrini, professore in un liceo romano, ha assassinato il fotoreporter Sergio Marchi. Signorina Gentili, anche lei. Signorina Gentili! Gentili! Si accomodi alla lavagna! Oh. Oddio, che ha? Si sente male? Aiuto! Tu, Bianchi, vieni con me. Eccomi, dottore. Onorevole, la signorina sta male. È tornata da scuola. Che ha? Non so, sta male, l'hanno accompagnata. Ha avvertito mia moglie? È in casa? Beh, ecco, la signora non c'è. È uscita. Va bene, Emma. Rintracci la signora. Io non posso venire, ho una riunione importante. Ma la signorina sta male, onorevole, io... Avrà fatto tardi ieri sera. Come al solito. Rintracci la signora. Sul diritto di famiglia, dicevamo, sul diritto di famiglia, ho sentito delle cose molto strane. C'è stato perfino chi ci ha accusato di sovvertire alcune... Comunque, onorevole, per la famiglia tutto dipende da come nasce, dal nucleo iniziale. Già, la base è importante. Proprio così. Questo è quello che dovete scrivere. Le basi sono importanti. È tutto lì. Basi pulite, morali, cristiane, amore. Amore e rispetto fra marito e moglie. Parla il signor Manuel. Sono io, Manuel. La signora. Posso parlarci? Sono Emma. Hable, hable, dica, hable. Hable, hable. L'onorevole. Un momento. Para ti, Pamela, de tu casa, Emma, l'onorevole. Todos te buscan aquí. Mio marito, ma che succede? Pronto? Signora. Mi sente? Sì, Emma. Ti ho pregato di usare questo numero solo in casi urgenti. Ma è un caso urgente. Cinzia sta male. Chiama il nostro medico. Io intanto finisco di scegliere i quadri per la mostra di beneficenza. Beneficenza? Sì, vengo subito. Io non hago nada por beneficenza. Ah, Mario, hai saputo che è successo a scuola a Cinzia? Ha letto la notizia sul Messaggero ed è svenuta. Beh, sai, Cinzia è così sensibile. Ma per me è incinta. Sei matta? Sei ancora vergine? Oh, verginella, verginella, tutta seria, è una gatta morta. Cinzia ci prende in giro a tutti quanti. Cinzia? Cinzia, Cinzia, chi ti dice che non abbia una relazione? Mica è una santa. Quella si fa sbattere, te lo assicuro io. E magari proprio dal professor Boldrini. Sei una volgare puttanella. E dici così perché sei invidiosa di lei. Oh, sta attento come parli, sai. A me puttanella non l'ha mai detto nessuno, chiaro? Ma se hai cominciato anche con me. Ma che c'entra? Io faccio quello che mi pare. Ma tu non hai nessun diritto di insultarmi. Mi hai sbavato dietro per un mese. Ma non rompere le scatole. Va al diavolo. In segreteria stanno preparando le liste delle alunne. Prego, si accomodi. Signor commissario, mi scusi. Potrei dirle la mia modesta opinione? La prego. Io non posso credere che il professor Boldrini abbia ucciso un uomo così selvaggiamente. Almeno così dice lui. Le ricordano niente questi iniziali? Faccia un po' vedere.
CG. No, non saprei. E questa? Un momento, vediamo. Perbacco, ma queste Cinzia Gentili della terza B? Da non crederci, la figlia dell'onorevole Oscar Gentili. Proprio scandaloso. Mi scusi un momento, me la ridia. Non è possibile. Una ragazza così ben educata, ricca, timida. Però, La ringrazio per la sua collaborazione. Abbiamo capito. Lei è colpevole, ma i motivi che adduce ci sembrano deboli. Sì, forse. Ma l'ho assassinato io. Lei mente. Lei cerca di coprire il vero assassino o l'assassina. Ma come devo farglielo capire? Allora i motivi sono altri, importanti, più gravi. Era un verme. Professor Boldrini, lei ha perfino rinunciato ad un avvocato di sua fiducia. Si ostina, non mi sembra ragionevole. Vuole proprio aggravare la sua posizione? Io dico la verità. Bene, oggi stesso sarà portato in carcere a disposizione dell'autorità inquirente. Portalo via. Ha parlato, signor procuratore? Ma che è un pazzo, io proprio non lo capisco. Se trapelasse qualche indiscrezione. Ma non trapelerà. Non trapelerà. Non trapelerà, non trapelerà. Ma se la stampa non aspetta altro che il minimo appiglio per saltarci addosso. Ma non è detto che la signorina Cinzia, la sua figliola, entri in qualche modo in questa faccenda. Abbiamo interrogato altre sue compagne, allieve del professor Boldrini, anche loro. Lo vede? Che le dicevo? Vuol dire che la interrogerò qui a casa. Oh, sia chiaro, intendiamoci. Non creda che io voglia ostacolare in alcun modo il corso della giustizia, ma la campagna elettorale è imminente, capirà. Non si preoccupi, onorevole, domani ce la sbrigheremo in pochi minuti. E le assicuro la massima riservatezza. O forse per ringraziarsi l'onorevole Gentili. Un uomo politico come lui può far comodo. No, proprio no, non credo, sa. Il professor Boldrini è comunista. Quindi lei è convinta che fra loro, come dire, ci fosse del tenero? Per me sì. È sicura di quello che dice? Ne è proprio certa? Senta, signor procuratore, era così evidente perfino durante le elezioni. Posso? Ah, dottor Palmieri, è andato tutto bene? Sì. Abbiamo fissato l'appuntamento. È tutto a posto. Per domani, a casa sua. A casa sua? Dottor, il maresciallo della buon costume. È un caso urgente. Che faccio? La passo qui la comunicazione? No, vengo io nel mio ufficio. Arrivo subito. Mi scusi. Prego. Quindi possiamo mettere tutto a verbale. D'accordo, signor procuratore. Benissimo. Aprite! Chi è? Polizia buon costume, aprite! Marescià, ma che succede? Aprite, aprite subito! Oddio, mamma! Oddio, mamma! La buon costume, la polizia... E mo che ci faranno? E mo che ci faranno? Mamma. La mettiamo a letto con la bambina! Con la bambina? Sì. Signorina, la polizia! Marescià, ma che vi viene in mente? Noi siamo gente per bene. Per bene? Oddio, ma... E queste? È mia figlia e con amica sua. Ah, amica sua? Ben ben che fifa, oh. Scusi. Eh? Sì, dico a lei. A me? Le devo fare alcune domande. Si vesta, l'aspetto di sotto. Sì, va bene. Subito. E questo chi è? Chi è? Sì, chi è? Ma come chi è? È il commendatore, amico nostro. Ah, amico nostro? Insomma, lei non vuol parlare. Sto male. Vede, signorina, col suo deciso rifiuto a rispondermi, lei aggrava la posizione del professor Boldrini. Io lo so. Lei potrebbe chiarirci molte cose. Chiarire cose? Io non ho niente da dire. Se lo metta in testa. Detesto gli sbirri invadenti e rompiscatole come lei. Riconosce questo? No? E questa? Io... Lei odia il professor Boldrini.
Perché? Non è vero. Lui è onesto, buono, è un uomo pulito. Io sono sempre stata dalla sua parte. Anche quando... quando un giorno in classe è successo un gran casino. Ma questa è provocazione. Sta zitto, fascista. Ha ragione. Silenzio. La polizia silenzio. La fare per favore. Cito esattamente le parole di Federico Engels sul manifesto di Marx. Il manifesto rende piena giustizia all'azione rivoluzionaria che il capitalismo ebbe nel passato. La prima nazione capitalista è stata l'Italia. Il chiudersi del medioevo feudale, l'aprirsi dell'era capitalista moderna, sono contrassegnati da una figura colossale. È un italiano, Dante. Al tempo stesso l'ultimo poeta del medioevo e il primo poeta moderno. Che c'entra il comunismo con l'estetica dantesca? Scusi, ma questa è politica. Politica bella e buona e davvero gratuita. Stai zitta, cretina. Ti sentisse tuo padre. Non se la prende, professore. Questa classe è piena di cretini. Ma stavo solo leggendo una critica. Su Dante l'ha detto anche il parere di un Engels. È storia. Io la capisco e sono d'accordo con lei. E poi Engels è il massimo sostenitore del manifesto. Ma lo ha letto? Beh, soltanto qualcosa, non se molto. Se le interessa. A casa ho una vecchia edizione particolarmente interessante. Oh, grazie. Gliela farò avere. Beh. Che c'è? Siamo rimasti soli, io e lei. Da soli si parla meglio. Buongiorno, signorina. Buongiorno, professore. Lo sai che il professore di matematica ci prova sempre con me? Ma va. È proprio un gran porco. Ogni volta che spiega mi chiama alla lavagna e mi mette le mani addosso. Vedrai che avrai 8 questo trimestre. Sai quanto me ne frega. Sei, tu mi devi spiegare perché parli sempre male di tutti. Io? Ma che scherzi? Queste sono le voci che mettono in giro quelle stupide pettegole della nostra scuola. Lo sai, mio, ce l'hanno tutte con me. Le voci, Certo. Ma perché ti fermi? Dai, andiamo, io c'ho fame. No, aspetta, devo parlare con... Ciao, panzone! Ciao, imbecille! Mo perché sta con la macchina, mi insulta, sto vigliacco. Sì, se stava a piedi, che gli facevi? Ah, eccola. E senti un po', Cinzia, da quando in qua ti sei messa a fare la TV? Sono fatti miei. Ma non lo sai che la figlia di un democristiano non se lo può permettere? Uffa. Quello con la scusa di Carlo Marx ti vuole portare a letto. Ti manca un chilo di cervello, sei proprio un gran cretino. Come va con Mario? Ma insomma, come tutti i ragazzi, pensa solo a quello. È normale. Sono 2 mesi che mi dà il tormento, vuole fare l'amore. Beh, che male c'è? Per me sarebbe la prima volta, capisci? Ah. Ho paura di sbagliare. E se poi mi capita di rimanere incinta, che cosa gli racconto a mio padre? Ma c'è la pillola, no? Tu cosa provi? Che senti quando lo fai? Io? Beh, è divertente. Ma che aspetti a farlo? Mario mi ha fatto 2 scatole che mi è passata la voglia. Uno deve decidere da solo. E se non gli va bene così, se ne può anche andare. Vedi, io farò l'amore. Quando sarò sicura... che gli voglio bene, che lui è l'uomo giusto. Perché? Pensi che ci sia? Sì, non sono mica tutti dei disgraziati. Tu sei prevenuta. Stammi a sentire, è meglio, Cinzia. La vita è fatta di cose pratiche. Prendile e goditele. Non c'è nient'altro che conti, te ne accorgerai. Io non voglio buttarmi via come fai tu. Non ti sembra di essere un po' cattiva? Che c'è, Simonetta? Ti sei offesa? Per te è stato tutto facile. Ma che c'entra? C'entra e come c'entra? I miei sono divorziati, io mi sono sempre arrangiata da sola. Potevi stare con tua zia, no? Tu ci saresti rimasta con quella strega. Uno strazio, una vecchia bigotta arteriosclerotica. Potevi almeno prendere la maturità. Ma tu che ne sai? Chi ti dà il diritto di giudicare? Lo sai che ho dovuto mollare a 3 mesi dalla licenza. Sì. Ho dovuto farlo. Mi dispiace, io non volevo offenderti. Ma quando parlo di Mario mi vengono i nervi. Va bene. Povera Simonetta. Perché parla così? Cosa è successo alla sua amica? È morta. Ha avuto un incidente. Mi dispiace. Dunque, il professor Boldrini. Ma per arrivare al professor Boldrini è necessario che lei sappia tutto di Simonetta. Senta, forse è meglio che le dica tutto quello che so. Parli. Vedrà, le farà bene sfogarsi. Non puoi immaginare quanto sia difficile. Ma forse posso aiutare il professore. Avanti. Una sera dovevamo vederci, avevamo un appuntamento al piccolo bar. Io arrivai molto in ritardo
Simonetta invece era già lì con tutti i nostri amici. Mario poi mi ha raccontato Mario... che... Il suo ragazzo? Sì, insomma. Mi ha detto che mentre mi aspettavano, uno aveva insultato Simonetta. Lei era così... così nervosa, così agitata. No, da Luigi, giù a Borgata, quello stronzo. Senti, Mario, è meglio tagliare e tirare aria di Borgata. E beh, che te fa schifo a Borgata, perché? Perché se dice culo al culo e pane al pane? No, ma molla. Non vedi questa roba che manco va più a scuola per fare la mignotta? Dai, non sa far casino. Ma che è? Ritrovo dei cafoni questo? Dai, non farla lunga adesso, in fondo siamo tutti amici, no? Sì, ma c'è anche chi è stronzo. D'accordo, ma c'è anche chi è simpatico. E c'è chi è buona. Mario! Cinzia, c'è un posto pure per me, vieni. Mario? Ah, sei arrivato finalmente. Ho fatto tardi. Si va tutti a casa mia, vieni. Sì, grazie. Noi, Simonetta, Giancarlo, Piero, dai. No, io veramente. Andiamo, ragazzi. Ciao, una casa fighissima, Mario. Ah, ecco qui. Ciao, ragazzo, qua. Ciao. Che succede? Oh, ma sapete De Luigi? Beh, chi è? Che farò? Sì, credo che abbia rimediato una. Se volete venire. Zitti, fate piano, senza parlare. Capito? Namo, namo. Zitti, però, state zitti. Chissà che mostro che ha acchiappato. Zitti, facile. Zitti, che se ne accorge. E zitti, astattatevi. Chi se ne va? Su, avvicinati, non aver paura, non ti farò male. Che non ti piaccio? Non sarai mica timido. Vieni. Su, vieni. Vieni dalla tua bambina, pisolino mio. Ma che è una donna quella? Fermi tutti! Oh, i soliti guardoni! Vieni, pisolino mio! C'è la polizia! Oh. Che ci frega, dai, andiamo! Oh. Oh. Ma te sposa! A Luigi, ma che te la fai coi froci? Levagli la parrucca! Lasciami! Sasso! Ti faccio un culo! La parrucca! Sì. Hai visto che casetta? Io mi farei un tuffo. Beh, che aspetti? 20 anni, secondo anno di legge e un casino di soldi. Non te la passi mica male, eh? Beh, chi si è mai lamentato? Chi ha troppo e chi non ha niente. Accidenti, è proprio uno schianto, eh? Ma l'aria condizionata non c'è, fa un caldo. Quanto ammorbi, Giancarlo. Ho un'idea. O ci facciamo un bagno nel lago o ci spogliamo qua dentro. Ah, per me va bene. E tu, Cinzia? Che aspetti, dai? Non ti vergognerai mica. Su, spogliati. Le solite cretinate. E su, non c'è mica niente di male. Ma che vi siete messi in testa? Di fare una ammucchiata? Non fare la stupida, ma che ammucchiata? Dai, Cinzia, ci vuoi far andare in bianco? Ok, ma il reggiseno non me lo tolgo. Ma Cinzia, sei proprio tonta. E lasciami. Cerca di capire, ti prego, Mario. Ti voglio bene, mi piaci. Forse un giorno faremo anche l'amore, ma ora no. Cercati in un altro, io non me la sento. Sempre le solite storie. Mi hai rotto le scatole. Come sei volgare! Parla piano, non urlare. Ci sono anche gli altri, no? Ma che vuoi che gliene freghi a quelli? Sono troppo impegnati. Facciamo anche del sarcasmo adesso, eh? Non ci hai mai saputo fare con me. Me l'hai sempre chiesto nel modo sbagliato. Io non ho mai sentito il bisogno di fare l'amore. E faglielo sentire. Ora te lo faccio sentire. Dai, no, su. Lasciami stare. Ferma. Non hai capito dai. Niente. Lasciami. Ferma. Sei un bambino. Stupido. Pamela, esta noche no voy a poder dormir, mi amor. Che calentura. A domani, Manuel. Chi è? Io, mamma. Cinzia, mi hai messo paura. Cosa c'è, amore? Non hai sonno? Sono nervosa. Papà? Da qualche parte. Lo sai che abbiamo gusti diversi. L'ho lasciato alle prese con un senatore. Beati voi giovani che non avete problemi. Vuoi un whisky? Oh no, che shock. Ma io ne ho proprio bisogno. È stata una giornata terribile. Proprio ti invidio. Che rapporti c'ha lei con quel Marchi? Che c'entra io con foto reporter? Non... C'entra. L'abbiamo individuata in pose strane, per non dire oscene. Oscene? Sì,
tra le fotografie del Marchi. Come sa, scusi tanto, io sono un po' focoso, a me mi piacciono le belle guaglione, che io tengo il coraggio di ammetterlo, tutto qua. Per questo lo ammette anche il maresciallo della Buoncostume. Da un pezzo aveva notato in un ricco casolare di campagna un giro di ragazze squillo, ma non solo le ragazze. Ah, no. Che mi dice delle cambiali rilasciate a lei dal Marchi? Tre. Signor commissario, tre soltanto ne pagò, le altre caput, come si dice, protesto. E per farle chiudere un occhio le offriva le ragazzine, oppure... Oppure chi? Ah, senta, fra me, il mio collega Leur e il sostituto procuratore, ne sappiamo già abbastanza. Vuoti il sacco. Prima parla e meglio sarà per tutti. Guardi che io so poco e non c'entro affatto in tutta questa faccenda. Una sola volta andai a trovare il Marchi nel suo studio. Come sa, una sola volta. Si accomodi. Un momento. Ma guarda un po' che bella sorpresa. Dacci che cos'è la sorpresa. Marchi, come la mettiamo? Una, due, tre, quattro, cinque. Ne parliamo dopo, eh? Le offro dello champagne. Ah, pure? Ma con che l'ho comprato lo champagne? Questa è la quinta cambiale che va in protesta. Ehi, Marchi, io vi passo agli atti. Io vi mando in galera. Ma voi puzzate. Puzzo. Oh, pardon. Volevo dire, voi profumate di femmina. Un momento. Femmina di classe, eh? Roba da signori come me. E chi resiste? Commendatore, ma dove? Seguo l'effluvio. Seguo la scia. No, no, che le viene in mente? Oui, Marchi, come dice l'adagio, cherchez la femme. E io ripongo il cambiale. Servo vostro, commendatore. Acqua, fuochino, fuocherello, fuoco. E la fame c'è. E che fame. Madame, che femmina che sei. Chiamami commendatore e dammi del lei. Sto fatte mi eccita. Ridi, ridi, siccome mi piace quando ridi. Oh, professor Boldrini! Ah, signorina Gentile, come va? Che combinazione. Io abito qui. Ah sì? Bello. Beh, arrivederci. No, devo andare. No, voglio farle compagnia. Non so. Ah, se crede, ma non vorrei che ci passi questa bellissima mattina con un vecchio orso occhialuto. Per me non è né orso né vecchio, anzi è forte. E gli occhiali le donano un sacco. Beh, lei è molto gentile, veramente. Ma vada a divertirsi, non mi sembra il caso di sprecare una domenica con un professore. Si annoierebbe con me. Ma perché dice così, professore? Io sto benissimo con lei. È l'unica persona con cui riesco a parlare. Beh, allora su, andiamo. Lei ha fatto perdere la testa al professor Boldrini. No, non c'è mai stato niente fra noi, ve l'assicuro, eravamo amici. Vede, è riuscito... a darmi tutto quell'affetto che mio padre e mia madre non mi hanno mai dato. Va bene, d'accordo. Procediamo con un po' più d'ordine. Lei ha detto che Simonetta ha avuto una certa influenza sulle sue decisioni. Sì, io credevo che fosse una mia amica, ma alla fine mi sono dovuta ricredere. Con me non è mai stata sincera. Ha perfino cercato di portarmi via il ragazzo. Guarda Cinzia, con me fa tante storie e poi... Perché? Ti dispiace tanto? No, proprio per niente. Dai, vieni, andiamo a parlare. Ragazzi, do un bacio a chi mi riempie il bicchiere, basta! Oh, fattene un altro, così so 10. Che devo parlare? C'è della gente che ti fa del male se ne sbatte.
Che sbronzo. Non lo sai, io sono scema, soffro per delle cretinate. No, no. Te l'hanno mai detto che fa bene sbronzarsi? Ah, Cinzia, senti, forse è meglio andare a casa. Mi sa che sei arrivata, dai, andiamo, t'accompagno. Stai zitto! Io volevo dire... Che vi fate schifo! È solo una bambina, ma stronza. No! Cinzia mi fa pena adesso. Soffoco, vomito! Su! No, non mi toccare tu! No! Su, muoviti! È la prima volta che si sgrinza. Cinzia, non fare così. Andiamo, su. Simonetta, per forza. Vieni, Cinzia. No. Su. Non fare così. No. No. Su. Musica, allegria. Dai, ragazzi, balliamo. Non voglio ballare. Dai, dai. Su, ti sentirai meglio dopo, vedrai. Ma voi che fate? Dai, venite anche voi. Su, forza, metti la testa sotto l'acqua. Capitato. Mi dispiace, non so che mi è preso. Non mi è mai piaciuto bere. Adesso sto meglio. Io capisco bere, ma non ti sembra di aver esagerato? Senti, non fare la predica. Che dici, posso tornare di là? E che aspetti? Capita a tutti, Cinzia. È successo anche a me la prima volta che gli ho dato sotto un po' troppo. Grazie, è passata adesso. Dimmi la verità. Senti, non è che te la sei presa perché stavo ballando con Mario? Chi, io? No, ma che dici? Non me ne frega niente di... Professore, risponda alla mia domanda. Sono colpevole. Ve l'ho già detto. Che cos'altro volete sapere da me? Fatemi il processo e condannatemi. Nutriamo seri dubbi sulla sua versione dei fatti. Ma è la verità. Ho ucciso io quell'uomo. Non ho altro da aggiungere. Lei non sembra il tipo capace di commettere un omicidio così spietato. Ma che ne sa lei della rabbia che un uomo può avere dentro? Stia calmo, calmo. L'ho assassinato io. Sono stato io. Perché? Mi ricattava. O ricattava la sua allieva. La signorina Gentili non ha niente a che fare con questa storia. Lei non c'entra. E io invece sono ancora convinto della mia ipotesi. Lei vuole proteggerla, scagionarla. Cinzia Gentili ha assassinato Sergio Marchi e lei se ne addossa la colpa. Ma perché? Perché aveva un rapporto con quella ragazza. Chi può fermarlo? Supporlo! Oh, era evidente, non ci sono dubbi. Era più che evidente. Perfino durante le elezioni. Signorina Gentili, è la terza volta che la riprendo stamattina. È troppo chiederle di stare attenta? Si può sapere cos'è? Mi scusi, professore, ho un terribile mal di testa. A giudicare dalla sua faccia deve aver fatto molto tardi ieri sera. A volte succede, professore. Alle persone giovani è permesso eccedere. Lo dice anche Sant'Agostino nelle Tentazioni. Visto che ama leggere i classici, signorina, dovrebbe leggere, oltre a Sant'Agostino, anche San Tommaso. E magari qualcosa di Giordano Bruno. Forse imparerà a fare le cose giuste al momento giusto. Arrivederci, ragazzi. Come mai questa sorpresa? Non la disturbo, vero? Ah, si figuri. Senta, professore. Sì? Sono stata in biblioteca, ma il libro di San Tommaso non c'era. E non ho trovato neanche quello di Giordano Bruno. Ho pensato che forse me li poteva prestare lei. Si accomodi. Ah, è molto carino qui. Da sicurezza. Ha un'aria così familiare. Non so, le somiglia. Ma dove l'ho messo? Ah, ecco qua. La vita di San Tommaso d'Aquino. Ecco, c'è anche Giordano Bruno. Tenga. Mi ha perdonato per oggi. Di che cosa?
Non è più arrabbiato con me. No, no, certo. Non si preoccupi. Vede, io... Vada a casa. Senta. Vada, Cinzia. Si è fatto tardi. Vada. Professore, ma perché mi manda via? Perché è giusto così. Tu hai il tuo ragazzo, la tua vita. Magari pensi di aver bisogno di me, ma non è così. Credimi, Cinzia. Il nostro è un rapporto bellissimo. Non voglio rovinarlo. Ma io... È così, Cinzia. Arrivederci. Ci vediamo a scuola. Buonasera, professore. Ciao. Cinzia. Sì. Tanti anni fa io potevo avere un figlio, ma ero giovane e non capivo, ho avuto paura. Non lo so, ma se fosse nato, ora avrebbe quasi la tua età. Volevo dirti che... Beh, se avessi avuto il coraggio di averlo, avrei voluto una figlia. E l'avrei voluta come te, con il tuo stesso sorriso. Buonasera, Cinzia. Grazie di tutto, professore. Buonasera. Ughetto? Ciao, Cinzia. Senti, hai visto Mario? No, stasera no, mi dispiace. Non fa niente, ciao. Ciao. Oh, c'hai tutte amiche buone? Sì, sì, però so solo amiche. Vedrai col tempo. Pronto? Sono Cinzia Gentili, posso parlare con Mario? Oh, ciao Cinzia, è tanto che non ti sento, come stai? Io? Bene, grazie. Non c'è, gli devo dire qualcosa? No, non importa signora, grazie mille, buonasera. Schifo sta partita però. Guarda che quelli sono delle frane, non c'è stato gioco, non hanno mai toccato palla. Oh, guarda, c'è Cinzia. Ah, ciao Cinzia. Ciao. Onorevole. Non fare il buffone, hai visto Mario? Sta in garçonniere. Da solo? Solo, sta studiando. Ah. Dice che a casa sua rompono, cerca di starci il meno possibile. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo domani. Secondo me Cinzia c'è stata con Mario. No, te l'assicuro io. Non gliel'ho ancora data, me l'avrebbe detto. Chi? Ma va. Ma sì, mi sa pure che se non si sbriga se la fa qualcun altro qui. Finito, cancellato e dimenticato. Sono contenta che non te la sei presa. Non ne valeva la pena, credimi Cinzia. Ma certo, Mario è solo un bambino. Ci sono rimasta molto male, ma passerà. Vedessi come ci è rimasto lui. Per l'accidente che gli è preso gli è andato tutto giù e non è riuscito a finire. Certo che pure tu bella amica sei. Chi? Io? Sì, tu fai tutto con leggerezza, senza neanche pensarci, come se non ti riguardasse. Non me l'aspettavo da te, non me lo merito. Vuoi che ti chieda scusa? No, non ti disturbare, non c'è bisogno. Ci potevi andare tu. Così l'hai perso, contenta? Perché? Pensi che resti con te? Può essere. Mi accompagni dalla sarta? Adesso? Sì, adesso, vieni. Per questo insisto, devi svegliarti, ormai hai 18 anni. Che cosa aspetti, principe azzurro? Se non lo fai adesso, mica vorrei diventare vecchia, no? Ma tu mi ci vedi, magari a cena con un fichetto in un ristorante di lusso. Aragosta e champagne per lei, signorina. Oh, grazie, ti sembro il tipo io, va. Ma perché no? Ma va. Se vuoi, ti faccio conoscere uno che è la fine del mondo. Sì, e sarà uno squallido. Ancora chiusi? Sì, onorevole. Povera pupa. Scusi, povera signorina. Lascia stare, Emma. Penso io. Dove vai? Una commissione urgente. Povera bambina. Sei un egoista.
Adesso devo proprio andare. Ma tu dimentichi chi c'è di là con nostra figlia. Dio, chi c'è? Il commissario. Oh, che paura mi hai fatto. Ma non ti rendi conto, è già un'ora che la interroga. È il suo mestiere, sa lui quanto deve. Ma io divento matto. Ma non pensi alle conseguenze? La mia posizione, la campagna elettorale alle porte, i giornali... A proposito, lo sai chi ho incontrato? Chi? La Maggi. Voteranno per te. Anche la suocera. Ecco la famiglia. Non si sarà certo lasciata convincere da Simonetta, vero? E invece sì. Ho accettato quell'invito. È stato al Commodore, sul lago. È stato lì che ho visto per la prima volta Sergio Marchi. Il fotoreporter assassinato. Sì, lui. Alla signorina, l'altro per me. E la Coca-Cola alla bambina. Ecco. Bravo. Ciao Lorenzo, come stai? Bene, grazie. Ti presento Lucia. Ah, ciao. Salve. Ci vediamo dopo, eh? Ciao. Chi è? Un fotoreporter dal mondo. Chiedo scusa a tutti del ritardo. Ti presento la mia amica Cinzia Gentili. Molto piacere, Sergio Marchi. È quel divertente amico di cui ti ho parlato. Il fotoreporter misterioso. Un fotoreporter de Playboy. Ehi, calma, calma. Campari soda, Coca-Cola. Cameriere? Champagne eccezionale, di ottima annata. Champagne? Ma qua champagne? No, un momento, scusi, cameriere. Ma perché lo champagne che c'entra? Quando si festeggia c'entra sempre. Allegria. Scusi, ma lei che cosa festeggia? Un servizio esclusivo alle Bahamas. E sai la contessa Varoskaya? Ah, sì, una donna bellissima, una classe. Ovvero? Bella, eh? Beh, ha visto il mio ultimo servizio, è rimasta entusiasta e così abbiamo concluso. Brava! Poi è già arrivato un champagne. Che velocità! Come siete solerti in questo locale. Beh, vabbè, champagne per tutti, offro io. Però Guaglio, guarda che un buon bicchiere di Gragnano, modestamente, è secondo a nessuno. Sì, è buono. Lo beviamo dopo. Hai capito? Quello è un vino generoso. Quello tira su tutto. Il morale, lo spirito. È l'uccello. Ah, oh, è vero. Scusa, senta, Cinzia, io proprio non lo sopporto, questo barone napoletano. Che ne direbbe se ce ne andassimo? Ok, d'accordo. Inventi una scusa. Scusatemi, ma si è fatto tardi, devo andare. Ah, non vorrà andare sola. L'accompagno. Chiedo scusa. Ciao. Oh, buon divertimento. Bella. Buona. Chic. E se la fa prima essa? Ma che me ne importa? Me la prepara. Oh. Che c'è? Mi gira un po' la testa, non capisco, sarà il tempo. Vuole che l'accompagni a casa? No, perché? Eh beh, se ha mal di testa. Ma no, per così poco, io sono forte, lei? Tu, diamoci del tuo, è meglio, no? Che bei pappagalli, parlano? Sì, credo di sì. Allora, zitti, stiamo zitti. Perché? Potrebbero dire a tutti quanto sono contenta. Ma tu sei sempre allegra o sei particolarmente allegra stasera? Senti, Sergio, forse non dovrei dirtelo, ma era tanto tempo che non mi divertivo così, davvero. Per la serata o per merito mio? Per tutte e due. Andiamo. La notte è piccola per noi, tanto piccolina. È vero, se penso che tra poche ore devo andare a scuola mi sento male. E io che domani devo fare un servizio fotografico. Oh. Sì, di quelli che riducono uno straccio. Com'è lo studio di un fotoreporter? Non l'ho mai visto. Com'è? C'è un grandissimo casino. Vuoi vedere? Sì. Ok. Entra. Ah, aspetta, faccio strada. Scusami, accendo la luce. Ehi, ma sai che è fortissimo qui, mi piace un sacco. Davvero ti piace? E non è affatto in disordine. Vuoi bere qualcosa? Grazie, chissà quante modelle conosci tu, che tipi sono? Brave ragazze. Ma faticano anche loro, sai. Devono mantenere la linea, il peso giusto. Ah, proprio una vita di sacrificio. Sì, l'hai detto. Però fanno i soldi. Cin cin. A noi due. ma dove vai? Voglio fare un discorso. Mi piacerebbe fare un lavoro interessante. Non so, qualcosa di molto bello o di grandioso. Ecco, o la giornalista o l'attrice. È bellissima come idea, affascinante. Ma terribilmente impegnativa e difficile.
Beh, sono sogni. Ma lo sai che è quasi mezzanotte? Oh, è proprio volato il tempo. Devi andartene. Su, 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 Annanna, i tuoi penseranno già a un sequestro di persona. No, 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 la mia famiglia mi lascia la massima libertà. E poi, io sono grande, Sergio. Però adesso è meglio che rientri a casa. È tardi. Uffa, ma tu mi tratti come una ragazzina. Sì, una bella ragazzina che a quest'ora dovrebbe stare a letto sotto le coperte e sognare qualcosa di bello. E che cosa dovrei sognare, papà? Sogna a me, se ti va. Su, dai, andiamo, che è tardi. E non fare quella faccia. Ti accompagno. Va bene. Ci vediamo domani, se ti va. Lo sai che quello di fisica ci prova con me? L'unico che non ci prova sei tu. Cinzia! Fermati, Cinzia! Fermati, aspetta! Cinzia, ti vuoi fermare? Aspetta! Cinzia! Aspetta, Cinzia, fermati! Che cosa vuoi? Ma che ti prende? Mi vuoi spiegare perché non ti fai più vedere? Ti ho anche telefonato, ma mi hanno sempre detto che non eri in casa. Che cavolo hai? Tieni, prenditi le tue chiavi, a me non servono. Dalle a Simonetta! Non fare così. Non fare così, ti prego. Ma perché piangi? Cinzia, l'amore è una cosa bella. Vedrai. No! Sergio è stato così violento con me. Ho sofferto, era la prima volta. Vede, io pensavo che l'amore fosse una cosa più dolce. Io non amavo quell'uomo, ma mi sentivo attratta da lui sessualmente. Era una sensazione strana, fisica. Il mio cervello lo rifiutava, ma avevo bisogno di lui. Io speravo che mi passasse, ma invece ogni volta ci ritornavo. Che cretina. Pensi, io ero persino gelosa di lui. Io non so, non mi riconoscevo più, ero impazzita. Poi una sera sono andata da lui. Vieni, Cinzia, è aperto. Entra. Hai fatto tardi. Che sono queste cambiali? Ah, niente, non ti preoccupare. Qualcosa che non va? Guai. Io ti posso aiutare, amore? Purtroppo no. Se avessi potuto avvertirti, tesoro, ti avrei detto di non venire. Ma cos'hai, Sergio? Sei già stanco di me? Ma che dici? Non potrei mai stare senza di te. E allora? Ricordi quella sera al Commodore, il costruttore napoletano? Sì, con Simonetta. Un giro di assegni e cambiali. Era un tipo così simpatico, alla mano. Non mi sembrò uno che possa fare del male. A me sì. Vuole mandare all'incasso un mio assegno. E che altro si può fare con un assegno? Ma è scoperto, capisci? Non ho una lira in banca. E che vuoi che succeda? Ah, niente. La galera. La mia cameriera Emma dice sempre che in fondo il diavolo non è come la gente lo dipinge. Non è così brutto, davvero. Quanto sei dolce. Non fare così, amore. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Senti, quanti soldi gli devi dare? Forse posso aiutarti io. No, ma che dici, Cinzia? Io non voglio niente da te. Ma perché? Vediamo che si può fare. Ne parliamo dopo, ok? Quando sto con te, io non voglio... non voglio pensare a niente. Voglio solo starti vicino. Fare l'amore. Sono felice solo quando stiamo insieme. Non mi è mai capitato di voler così bene a qualcuno. Ti amo. Farei qualsiasi cosa per te. Sì, Cinzia. Amore, sì. Dimmelo. Non ti asciugata tanto. Cosa? Niente, niente. Scusi, io vi do del voi. Per la prima volta nella mia vita mi sento imbarazzata davanti a una femmina, una piccinella come te, che poi è vera, ma sei bella.
sei bella come... non hai già vista mai, mai una bella come te. Scusa, eh. No, no, non ti faccio niente, no, 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 non ti tocco. Non ti tocco. Però... ferma, non ti muovere. Ma che cosa fai lì? Tesoro, un momento solo, devo rifare un conticino e poi sono subito da te. Perché non ti dai una rinfrescatina? Io sono pronta, di là è già mezz'ora che fanno. Ma perché? Ti agita tanto sentire i due che fanno l'amore? Beh, è piacevole, aiuta. Si può sapere che cos'hai? Ti rode oggi? Ma no. Non ti piaccio? Ma no, va là, che mi piaci moltissimo. Dai, soltanto devi capire che questo non è il posto. Guarda questa camera da letto, è talmente schifosa. Ma che le sta facendo? Ma che ti importa? Vieni qui, dai. Scusa, sai, ma non ricordo più il tuo nome. Come... ma tu non sei la Rosa, no? Chi? Ah, no, non sei la Rosa. Ma come ti chiami, te? Sono Simonetta. Ma che, sei cieco, scusa? No, ma... però tu sei una di quelle. Di un po' come ti pare. Sono stato anche gentile. Adesso mi compirla, sai, io... basta uno sguardo e t'ho inquadrata subito, eh. Comunque mi piacerebbe molto far l'amore con te. Oh, ma dici così a tutti? Se anche il tuo socio è coglione come te, povera Cinzia. Senti un po', fammi capire. Ma voi cosa costruite, cessi? Prima di tutto, tu sei una maleducata perché io non sono un coglione, chiaro? Noi costruiamo cessi, ma siamo costruttori edili. Pieni di soldi, ricchi e seri. Ma tu piuttosto chi sei? Chi sei? Che cosa vorresti dire adesso? Che sono una puttana? Ma io non ho detto niente, l'hai detto te? Io non l'ho detto. Allora lo dico io, sei una puttana! C'è riuscita. Simonetta ha fatto ingavolare di brutto il mio socio. Guarda, te puoi insultare quanto ti pare. Tanto di ragazze come te se ne trovano sempre. Basta pagare. Sì, nonnetto, ma ce ne sono altri, tanti altri come te. E allora? Ma io sono una di lusso, hai capito? Sono giovane. Guarda, guardami. Ho i seni più duri che ti sia mai capitato di toccare. Scusa un momento. Scusa, sai, io sono un igienista. Brava. Ti posso chiedere una cosa? Senza che tu ti offendi, perché tanto ti pago lo stesso. Sei mica malata, te? Malata? Sì, insomma, malattie venere. Ma perché mi hai preso? Per quella zoccola di tua moglie? Lo vedi che sei una troia? Perché mia moglie la devi lasciare stare, va bene? Eh già, perché lei è una signora, è sposata. Ma tu ti sei mai visto? Caschi a pezzi, vecchio rincoglionito. Cornuto! Ma sei matta? Cinzia, vieni, andiamo via. Signorina! Ma mi lasci stare, vada via! Signorina, non si può fare così! Smettila, sei impazzita! Commendatore, la calmi lei, questa ci va a rovinare. Maiale! Simonetta, basta ora. Sì, sei un maiale! Chiudi la bocca! Zitto! Sei uno strozzino! Puttaniere! Mi fai schifo! Mi fate tutti schifo! Ma cos'ha quella poveretta lì? Mi meraviglio di lei. Una persona così distinta. Distinta? No, guardi un momento, non si preoccupi. Tanto pago tutto io. Paga io. Non t'allargare. Ma cosa significa non t'allargare? Mi stai facendo i conti in tasca? Ma non t'ingazzare! Forza, Cinzia, andiamocene via. Ma io... No! Cinzia, no! Vieni qua, bella, vieni. Che questa è pericolosa. Tu sei pazza. Cinzia, la riaccompagno io, se permetti, va bene? Non dargli retta, Cinzia, sei ancora in tempo. Vieni via con me, Sergio! Sergio, non c'entra niente. Sergio è un magnaccio! A me mi ha rovinato. Siamo le sue puttane! Alt! Tu m'hai stufato. Siccome io sono un signore e non voglio scendere al tuo livello, mi limito soltanto a consigliarti di andare a cagare, se ti riesce. Signori, chiedo scusa. Signora, il conto me lo mandi al mio indirizzo, va bene? Senti, tu sarai pure un signore, però nei guai ci lasci a me. Ah, una volta per uno, amico mio. Ah, sì, una volta per uno. Brutto porco, cornuto! Ma tu, sta zitto! Sì, sto zitta, me ne vado! Ma ve ne pentirete tutti! Anche il tuo Sergio, perché io l'ammazzo, sfruttatori, ruffiani! Più svelto, per favore! La prego, corra, corra! Attenta, signorina! Attenta! Che brutta fine. E nemmeno uno shock così forte e l'avvertimento di quella povera ragazza l'hanno costretta a troncare una relazione così schifosa, ripugnante. Ma Sergio mi ricattò. Ma poteva almeno parlare con qualcuno, confidarsi. E con chi potevo parlare?
Con i miei genitori è impossibile. Con Mario, forse, con chi? Così decisi di tornare a scuola. Povera Simonetta. Forse sono colpevole anch'io della sua morte. Perché il mio dovere, il nostro dovere, non è solo insegnare, ma comprendere, aiutare, guidare. Quando ha lasciato gli studi, non ho fatto niente per convincerla a rimanere a scuola. Il dramma di molti ragazzi è di non avere genitori disponibili a un certo tipo di dialogo. Magari perché sono troppo impegnati. Toccherebbe a noi insegnanti starvi più vicini. Noi. E come? La nostra società è in marcia, si sta uccidendo da sola, lentamente. Solo voi giovani potete salvarla. Forse, se fosse venuta a parlare con me, oggi sarebbe qui con noi. Ma ormai è troppo tardi. È inutile. Forza, Lily, alzati. Alzati e smettila di fumare, porca puttana. Ok, ok. Ma non essere così volgare. Sì, brava, ferma così. Così. Alza la gamba. Ok. Va bene. Così. Accidenti, è già mezzogiorno, devo telefonare. Scusa un attimo. Torno subito. Pronto? Mr. George è in albergo? Al telefono. Le ho passato qui la comunicazione. Ok, thank you. Sì, figuri. Hello? Sono Sergio Marchi. E lei, Mr. George? Yes, Sergio. Is it possible to have a very ragazza for me tonight in hotel? Ah, yes, Mr. George. Ne ho una giusta per lei. Ok, questa sera. Is she good? Carina più di Simonetta. Wonderful. Mi ringrazierà. Good. Vieni lì alle 8. Vai. Oh. Allora, ricominciamo? Sì. Tu sapere che io ho già pagato molto money for you a Sergio. E non ho mai pagato per niente. You understand? Tu capire? Sei muta? Rispondere, please. Tu non capire. Forse tu sorda. Tu fare qualcosa. Nothing is little. E come vuoi dire... poco. E poco non fare svegliare Pierino. Chi? Pierino. Sergio chiama lui Pierino. Su, tu star buono. Come on. Faccio tutto io, ok? Vai a casa, bambina. Go home. Sta calma. Vai a casa. Forza. Come on. Tu non sta bene. Mi lascia go andare. Go home, vestiti. Vai a casa, sprigati. Vai a casa. Vai grazie, a casa. Signore. Oh, for God's sake, Sergio, essere mascalzone. Davvero posso andare? Grazie, signore. Mario! 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 Se sapevo che venivi a piedi ti passavo a prendere. Non vengo da casa, sono stata a trovare una mia amica. Ce l'hai ancora con me perché mi sono fatto Simonetta. Ah, vero? No. Ammettilo, ti sei comportata come una bambina. Finito e dimenticato. Che c'è? Mi sembri così diversa, sei cambiata, sei un'altra. Cambiata in meglio o in peggio? Beh, in meglio, naturalmente. Sei più donna, più bella. Io non ti ho mai capito. Mi sono sempre comportata come una bambina con te. Ora sei una donna. Anche se ho solo 18 anni, ho capito tante cose. Adesso so quanto vali. Ti voglio bene, Cinzia.
Anch'io ti voglio bene, Mario, davvero, e forse possiamo ricominciare. Senti, questa musica mi mette allegria. Ho voglia di andare sulle giostre, sulle montagne russe. E che aspetti? Andiamoci, dai. No, no, Mario, oggi non posso. Ma perché? Ti prego, non fare domande, ci vediamo domani, va bene? Dai, vieni. Ti prometto che domani farò tutto quello che vorrai, ok? Domani? Ciao. Devo andare, è una cosa Cinzia, importante. Cinzia, aspetta! Non credi che sia molto più ragionevole piantarla con questo inutile mutismo? E parliamone una buona volta. Non abbiamo molto da dirci noi due, Sergio. È finita, me ne vado. È del 64, una delle migliori annate. Tu non mi hai mai amato. Mi hai trattata come un oggetto, mi hai sfruttata! Eccezionale. Ne vuoi un po' anche tu? Va al diavolo! T'ho detto di berne un po'! Non vuoi brindare alle fortune elettorali dell'onorevole tuo padre? Io non voglio brindare a niente. Quando è così? Quella è la porta. Te ne puoi anche andare. Beh, che cosa aspetti? Basta. Ti prego, smettila! La vedi? La vedi? Tu non hai nessuna voglia di andartene. Tu hai bisogno di me, come io ho bisogno di te. E sai cos'è che ti fa tanta rabbia? La mia indifferenza, perché tu stai morendo dalla voglia di fare l'amore con me. Basta. Sta zitto, ti prego, basta! Tu non hai capito niente. Cinzia. Io ti amo, io ti desidero, Cinzia. Vieni, vieni qui. A te, amore. Un ricco congolese ti sta aspettando. Sergio. Che cosa hai detto? Sono appena le 7. Se ti sbrighi alle 8 sei da lui. No, no, tu non cambierai mai. Sei un bastardo schifoso. Non mi piace sentire urlare. Sei una bestia, un maiale, sei un porco. Calma! No! No! Mamma! Mamma! Ti aspettano. No, non ci vado. No, non ci vado! E invece ci andrà. Ormai non hai scampo, Cinzia, sei nelle mie mani. Tu e tuo padre. No! No, no, non ci vado. Guarda, pensa a tuo padre. Papà! No! Papà, no! E smettila di piangere, mi hai seccato! Quell'uomo ti sta aspettando. Forza, sbrigati. Non sta ai tuoi comodi. Sì. Va bene. Lentement. Sali. Inginocchiati. Pas mal. Alzati. Descends. Tourne-toi encore. Assieds-toi. Pas mal. Tiens, mettiti questo. Rispetto per lei, sì? Io adesso ti faccio conoscere mon amour, una donna magnifica. No, con un'altra donna, no. Calma, cretina, calma. Siediti. Tanto io a te non ti tocco. Oh.
Viens, mon amour. Je veux faire l'amour avec toi. Viens. La mia donna. Oh. Hai visto com'è bella? Adesso sì. Giù sul letto. Sbrigati! Vieni qui, bella cocciola, che tutti due ce la facciamo. Ma che frutti, Giorgino, dai! Dei, dove vai? Dove vai? Vieni qui! Andiamo a farla scappare, invece, Forse, se fosse venuta a parlare con me, oggi sarebbe qui con noi. Così decisi di andare a casa sua. Credevo, ero sicura che solo lui sarebbe riuscito ad aiutarmi. Era distrutta, aveva i nervi a pezzi. La tranquillizzai. Mi feci promettere che sarebbe tornata a casa. E quando è che decise di andare dal fotoreporter, professore? La sera stessa. Trovai il portone aperto. E così entrai. Vieni, Cinzia, è aperto. Com'è andata? Tutto bene? Lei chi è? Che vuole? Mi scusi, signor Marchi. Sono il professor Giovanni Boldrini. Insegno al liceo classico. Mi dispiace, ma credo proprio di non averla mai vista. Professore di che? Italiano. Insegno qui, all'Euro. Professore di liceo. E che vuole da me? Beh, vede, signor Marchi, io insegno in un liceo all'Euro. Sì, questo l'ho già detto, professore, tagli corto. Beh, non è facile, mi creda, ma ci proverò. In una delle mie classi, terza B, c'è una ragazza. Dove vuole arrivare? Non la capisco. Si chiama Cinzia Gentili. Sì, è una mia amica. Allora lo ammette? Certo, che cosa c'è di male avere un'amica? O forse è più amica sua che mia. E lei ne è geloso. Lei è un pazzo! Ma pazzo sarà lei! Se ne vada adesso! Fuori dai coglioni! Ne ho piene le scatole delle sue fesserie! Se ne vada! Non prima di averle detto tutto. E allora si sbrighi, perché non ho tempo da perdere. Stia calmo. Senta, Marchi. Io le parlo anche per il suo bene. Ma che per il mio bene? Sì, certo. Lei si è cacciato in un grosso pasticcio e prima o poi ne pagherà le conseguenze. Non ha via di scampo. Io so tutto. Posso anche denunciarla. Che cavolo stai dicendo, eh? Che cosa vuoi da me? Sparisci! Fuori dai piedi, se non vuoi che ti butti fuori a calci. Fuori! Avanti, fuori dai piedi! Aveva ragione Cinzia. Tu sei un uomo schifoso, un vigliacco. L'hai rovinata. Sei un disgraziato. Un lurido mantenuto. Figlio di puttana. Coglione. Stronzo. Ma io t'ammazzo! Fatto.
Onorevole, dica. Mi scusi se insisto, ma... Buongiorno, signora. Buongiorno. Abbiate cura e comprensione per vostra figlia. Commissario, io devo sapere... La massima comprensione. Sì. Buongiorno, signora. Buongiorno. Onorevole. Emma? Oscar. Sono rovinato. Va tu da lei. Io faccio un salto al partito. Va. Apri la porta, Cinzia. Apri, su. Ho detto no. Non voglio vedere nessuno. È inutile, vattene via, mamma. Lasciami stare. Oh, su, amore. È la tua mamma che te lo chiede. Apri. Te lo ricordi soltanto adesso che sei mia madre. Io non ho niente da dirti. Vattene via. Caparbia. Caparbia come tuo padre. Te ne pentirai. Cinzia Gentili, figlia dell'onorevole Oscar Gentili, è stata ascoltata a porte chiuse nel processo per l'assassinio del fotoreporter Sergio Marchi. Partito, la signora è uscita. Pronto? Pronto? Sì? Un momento. È Mario, è tutto il giorno che chiama. Passa la comunicazione nella mia stanza. Pronto? Sì? Un momento. Mario! Ciao, Cinzia. Ho letto i giornali. È una cosa veramente terribile, un casino. Vorrei proprio fare qualcosa per aiutarti. Ho bisogno di vederti, dove sei? Mi dispiace, Cinzia, non è possibile, sono all'aeroporto. Vado a Londra, il mio volo parte fra 20 minuti. Ma perché non mi hai detto che andavi via? Non puoi lasciare. Non sono riuscito a trovarti. È tutto il giorno che ti telefono. E poi mio padre ha deciso solo ieri di partire e devo andare con lui. Torno a Roma i primi di ottobre. Ciao, ti saluto, devo andare. Ti mando il mio indirizzo, così ho mi capito. Scrivi. Senti, Cinzia, volevo dirti che è pronto. Ho capito. Professore. Ciao, Cinzia. Ti aspettavo. Ero sicuro che saresti venuta a trovarmi. Ma che fai, piangi? Non è giusto che lei sia lì dentro. Ci dovrei stare io. Lei non ha nessuna colpa, professore. Io le giuro che non volevo. Calmati, non fare così. Ti stai comportando come una bambina. Io non credevo che accadesse questo. Sono finita. Ti prego, non parlare così. Hai tutta la vita davanti a te. E che vita? Io non ho più voglia di vivere. Ma hai solo 18 anni. Sei giovane. Vedrai, Cinzia. Dimenticherai. È stato solo un incubo. Ricomincerai da capo. Io sono terribilmente sola. No, Cinzia. Non è vero. Non dire così. Credimi, c'è un mondo nuovo, giovane, sano, che ti capirà. Devi aver fiducia. Non esistono solo persone come quelle che hai conosciuto finora. Tu devi lottare perché gli uomini come Sergio Marchi non esistano più. Studia. Lavora. Purtroppo non hai neanche fatto l'esame di licenza. Ma che cosa me ne importa? No, importa invece. Importa.
Senti, Cinzia, ripeti l'anno. Ma io... La licenza liceale. È la prima tappa della tua vita. Dammi retta, Cinzia, non ti lasciare andare, è peggio. Ma lei... Vuoi farmi un favore? Sì. Fa quello che ti ho detto. Forse così per me sarà più facile aspettare qui dentro. Professore... Dimentica tutto. Devi stare tranquilla. E ritorna a trovarmi. Ciao, Cinzia. No, aspetti. Professore. Ma hai solo 18 anni. Sei giovane. Vedrai, Cinzia. Dimenticherai. Non dire così. Credimi, c'è un mondo nuovo, giovane, sano, che ti capirà.